Il ripristino della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto a Prutino, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 e di conseguenza interdetta all'accesso a seguito di ordinanza sindacale, continua ad essere uno degli obiettivi dell'attuale amministrazione comunale. Santa Maria in Piano è uno dei monumenti più importanti di Loreto a Prutino e tra i più interessanti d'Abruzzo, visto che all'interno conserva straordinari cicli di affreschi che per la loro unicità le hanno meritato il titolo di monumento nazionale. Dopo gli eventi sismici, la chiesa era stata classificata inizialmente inagibile, con scheda AEDES del 28 febbraio 2017, redatta dai tecnici di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e Reluis. Per sollecitare l'allocazione di risorse per i lavori di ripristino, l'amministrazione sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza, sollecitando sopralluoghi, verifiche, fornendo supporto tecnico e richiedendo l'inserimento dell'intervento negli atti di programmazione. In data novembre 2019 è stata redatta una seconda scheda di rilievo del danno da parte dei tecnici SAPAB, a seguito della quale la chiesa è stata classificata temporaneamente inagibile. L'intervento di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro sulla Chiesa di Santa Maria in Piano è stata finanziata con decreto MIBACT numero 106 del 19 febbraio 2018 e beneficiario di un finanziamento complessivo di circa 1 milione di euro, e il soggetto attuatore designato è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. L'amministrazione comunale sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza, sollecitando verifiche, interventi e dando anche il supporto tecnico affinché i lavori potessero partire nel più breve tempo possibile, ma purtroppo ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Abbiamo la sensazione che si siano dimenticati di Santa Maria in Piano, monumento nazionale. Il nostro obiettivo sarà quello di portare avanti questa battaglia affinché il monumento possa tornare ad essere fruibile non solo per l'intera cittadinanza, ma anche per i numerosi turisti e studiosi.